Ciao ragazzi, benvenuti in questo canale e oggi che è sabato, come tutti i sabati, giochiamo le nostre partite a 3 minuti più 2 secondi a mossa. Io qua sto prendendo tempo perché nessuno mi sta accettando ancora. Oh, finalmente Alexander 2 Chess ci ha accettato. Non capisco perché cosa abbia di meglio la gente da fare a mezzogiorno. Sto caldo. Quindi vabbè, giochiamola. Questa qua è la Ovest Indiana. O Indiana di donna. E qua giochiamo al Fiera 6. Questa mossa segreta. Segreta è una delle principali. Donna 4. Ok, io sono già naturalmente uscito dalla teoria. Donna A4. Quale può essere il difetto di questa mossa? Non lo so. Sviluppiamo. Fiere 7. Forse la donna in A4 è semplicemente non è un granché, ma non lo so. Non lo so, onestamente. Poi tanto è una blitz, chi se ne frega. Giochiamo a rocco, facciamo mosse normali. C5. Penso che prima o poi dovrò fare il fiere B7, ma provo D5. Ora lui potrebbe avere qualche problemino tecnico su E2. Mi potrebbe essere portato a non mangiare. Ed eccola lì. Cavallo E5. Anche questa sembra una mossa ottima in realtà. Ma se gioco C6. Può andare bene C6? Sì, dai. Mi piace questa idea. Perché, allora, può mangiare, è vero, però dopo cavallo per. Se mangia l'alfiere, mangio in D4 e siamo pari. Se mangia qui, gioco torre C8 e poi mi riprendo C4. Quindi sembra tenere tutto tatticamente. E l'altra cosa che mi piace è che forse minaccio di mangiare in C4 a volte. Anche con l'alfiere adesso. Alfiere per C4 mi piace. Perché su cavallo per C4 la mia intenzione non è mangiare, ma giocare B5. E prendermi un pedone intero per. Pedone intero e basta. Ok, ora mi vengono i sospetti di aver fatto la cazzata. Perché cavallo per B5, P per B5, donna per B5. Il mio pedone inchiodato sulla torre. Bene. Non l'ha visto. Non so se ci fosse qualche escamotage per me, ma meglio così. Adesso sono sicuro di avere una posizione eccellente. Un pedone in più. È vero che ho dato l'alfiere delle case chiare, ma l'alfiere delle case chiare non è che ci tenessimo troppo, ecco. Quindi B per C4. Ora dovrà giocare per E4 prima o poi. Ma E4 ha anche dei difetti. Perché mi lascia magari la casa D3 come qualche catalana. B3. B3, classica mossa per cercare compenso in queste posizioni, ma sono molto dubbioso su questo fantomatico compenso del bianco in questa posizione specifica, perché ok, è vero che hai qualche colonna aperta, è vero che hai la coppia degli alfieri, che adesso non hai più, ma non compensa secondo me il pedone di svantaggio. D4 è debole. Posso liberarmi con C5, ho delle buone case per le mie torri. Cioè, di poter essere contento della mia posizione. Torre C8, C5. It's coming. Ok, cavallo A4, impedisce B5 per ora. Impedisce C5 per ora. Donna B4, attacco qua. La prossima penso di poter fare C5. Torre A1, C5. Se non mi sto sbagliando, ma penso. Perché, ok, vediamo. Lui, ad esempio, potrebbe pensare di riprendere in A7 dopo i vari cambi in C5, ma in realtà io arrivo mangiando, attaccando la donna. Quindi lui non ha proprio il tempo materiale di mangiare qui. O forse sì. Tipo cavallo per, torre per. Torre per A7 perché c'è il matto dietro. Lui mangia qua e matto. Quindi forse può mangiare qua.
No, non può mangiare lì perché mangio la prima, lui rimangia, mangio la donna, mi dà scacco in A8 e io torno con donna F8. E se mangia, alla fine della fiera ho una torre in più. Quindi non lo può fare. E infatti giocatore donna D3. Mi sa che ha fatto il mio stesso ragionamento alla mia stessa velocità e quindi ha realizzato che non si potesse fare. Ok, ora A5. Sembra che A5 sia abbastanza difeso da praticamente tutti i miei pezzi. L'alfiere non è abbastanza forte. Il pedone D5 regge bene. Adesso donna B6, devo tenere difeso A5, magari torre B5. Inizio una controffensiva sulla sua debolezza. Anche H6 è una mossa prima o poi da fare, perché il... Okay, questo non è un problema. Perché prima o poi l'ottava traversa potrebbe essere un motivo per lui di tirarmi qualche trucco. B4 pensavo potesse essere grave, ma in realtà gioco torre B5. E sto fresco. Ora minaccio B4, quindi dovrà mangiare qua. Si cambia tutto, ma... Ok, il finale probabilmente a gioco corretto non è vinto, ma a livello pratico è molto molto difficile da tenere col bianco, quindi queste posizioni io di solito con la mia canonica serietà approssimo dicendo che questo finale è vinto, ma magari a tempo lungo un fortissimo giocatore potrebbe anche tenerlo, ma molto difficile. Ok, H6 è una mossa, facciamo anche H5, non voglio esagerare, giusto per scongiurare queste possibilità. Donna B4, facciamo anche H4. E vedete che ora donna C8 non è più un problema, perché ho questa casa di fuga. H4. Re H7, qua non ci sono scacchi. Ok, può farmi qualche minaccetta. Re G6 sembra... Ok, non sembra troppo safe, però non mi sembra di vedere niente di tragico che mi possa capitare. Donna... Ok, donna E5, però anche donna E5 non minaccia nulla. Per incredibile che possa sembrare, non sta minacciando neanche uno scacco. Ok, non devo fare troppo lo stupido, perché qua effettivamente... Non è chiaro niente. Non è chiaro assolutamente niente. Cavallo G4 la posso fare? Proviamo a buttarci in questo finale di donna. Probabilmente cambiare il cavallo per l'alfiere qua è una scelta sbagliata dal punto di vista pratico. I cavalli nei finali di donne solitamente sono un po' più forti. Però qua è esatto. La mia idea è proprio cambiare le donne. Vediamo se funziona. Pare che questo finale di pedoni sia promettente per me. Pedone in più. Tutto chiuso. Ok, re H2 non la capisco. Io voglio andare a cerchiarlo, diciamo, così. Ah, ok. Però dopo F3 diventa un finale molto semplice. Cioè semplice, non semplice da vincere. Forse anche semplice da vincere. Però semplice proprio perché ci sono pochi pedoni e ho un pedone in più, quindi come nel 99,9% dei casi un pedone in più nei finali di pedoni fa la differenza, come in questo caso. Adesso addirittura diventano due e il mio avversario abbandona. Ok, niente, sono riuscito a fregarlo ma con un tatticismo sbagliato probabilmente, perché qua... Qua B5, cavallo per B5, C per B5, donna per B5. Qua non è chiaro cosa devo fare. Adesso vedo se lui ha visto qualcosa più di me, ma... Qui ho un pedone in meno. Ok, quindi è stato un mezzo bluff, diciamo. Un semi-bluff. Va bene. È andata bene così. È una blitz, tutto può succedere. Ringraziamo Alexander Chess per la partita e buon sabato a tutti, ci vediamo domani per un'altra blitz che registrerò tra circa una trentina di secondi. Ciao ragazzi.